Un'esposizione monografica al nuovo Museo d'Arte Moderna. Meravigliosa, comadre. Potrebbero arrivare delle commissioni. Pensavo che ti avrebbe fatto piacere. A loro non interessa che tu sei un porco comunista. Non credo che gli convenga. Tutti i più grandi pittori sono porci comunisti. È meraviglioso, Diego. E quando parti? Appena decidi di venire con me. Il mio strito! Prenderemo Gringolandia d'assalto! Cara Christie, l'invasione di Gringolandia è cominciata. Non si rendono conto di cosa gli è piombato addosso. New York ha infiammato Diego. Qual è la sua impressione di New York, signor Rivera? Magnifica. Non c'è motivo per cui un artista nato nel nostro continente dovrebbe andare fino in Europa per ispirarsi. Qui c'è tutto. La forza, il potere, l'energia, la tristezza, la gloria e la giovinezza delle nostre terre americane. Io vedo la maestosità che vede Diego. Ma il tanto decantato benessere americano è un mito. Mentre i ricchi bevono i loro cocktailitos, milioni di persone muoiono di fame. Diego lavora quasi costantemente per preparare la sua mostra. Così io devo trovare la maniera di passare il tempo. Record. Più di 50.000 persone si sono messe in fila fuori del nuovo Museo d'Arte Moderna di New York per vedere i quadri del più grande artista del Messico, Diego Rivera, l'uomo più discusso al di qua del Rio Grande. Signor Diego Rivera! I gringos sono abbastanza simpatici, ma la cosa più importante a Gringolandia è avere ambizione, riuscire a diventare qualcuno. E qualcuno sono le uniche persone che a loro interessano. Io disprezzo questa loro smania. Essere la gran caca non mi interessa affatto. Ovviamente Diego la adora. È come una grande pignata messicana con tante caramelle per tutti. Ogni cosa in questo paese lo ispira.